Gli urli festosi dei bimbi hanno animato via e piazza del centro storico di Domodossola, dove questa mattina è andato in scena l'ultimo atto della sesta edizione dei progetti ludici, sportivi, espressivi e di prevenzione al bullismo promossi nelle scuole della città durante l'anno scolastico. Per un giorno dunque, Domodossola, città dei bimbi. Corse, salti, lanci sotto rete sono solo alcuni dei giochi rispolverati per l'occasione. Quello odierno era l'ultima tappa di un programma che ha visto impegnati gli studenti delle scuole dell'obbligo Domesi, i ragazzi della primaria e media del Rosmini, oltre a quelli del liceo socio-pedagogico Rosmini. Quest'anno la manifestazione ha toccato davvero numeri record, più di 1000 partecipanti. Il filo conduttore è stato il fair play da applicarsi nella scuola come nella vita. 12 complessivamente le postazioni di gioco posizionate all'interno del salotto cittadino. Tutto è stato ideato affinché si potesse perseguire divertimento, sperimentazione, condivisione ed apprendimento. Una giornata di festa accolta col sorriso anche dai diversi passanti che per qualche attimo hanno ammirato compiaciuti la città consegnata nelle mani di insegnanti e bimbi. L'appuntamento organizzato ogni anno dalla direzione didattica del secondo circolo, nello specifico l'insegnante Protti, in collaborazione con l'assessorato all'istruzione del comune, mira a far riscoprire a grandi e piccini l'importanza del gioco, un diritto sulla carta universale che resta invece miraggio per molti bimbi ancora oggi. Partner dell'iniziativa sono stati GSH Sempione 82, CIS, CONI, Ufficio Scolastico Regionale, rappresentanti dei genitori, Bici in Città 2008 Volley Domodossola.